Pronti? Collega, la linea 8 non parlerà. No, allora, il discorso è questo, noi facciamo sempre conferenza stampa insieme e è una nostra abitudine che credo sia tranquillamente applicabile, però Pancotto ha detto che non fa niente insieme a nessuno, quindi facciamo con Damiano e poi dopo verrà Pancotto. Forse non ce lo vale spiegare perché imprecato mi fa giocare contro di noi. Ci evitiamo ogni polemica. Parla Damiano e poi ci vorrà salire e sentiamo anche Pancotto. Partiamo Damiano con un commento su questa partita. Un derby che sempre si rinnova come tradizione di equilibrio, così purtroppo per noi si rinnova anche la tradizione per un derby. Commento alla partita. Ma il commento alla partita sta in due dati. Il dato del terzo quarto, dove il parziale è 22-9 e noi abbiamo speso un fallo. E il dato dei rimbalzi, che dice 30-44 per Monteranaro. Nonostante questo abbiamo tirato più di loro, nonostante questo abbiamo prodotto tantissimo, tra palle recuperate, situazioni di campo aperto, però ci dobbiamo mettere in testa che il terzo quarto deve finire 9-11 e noi spendiamo 18 palle per quarto. E così come al rimbalzo non possiamo lasciare gli altri 15 rimbalzi in più, e comunque sì, anche quando li prendevamo li toccavano sempre loro. E questa voglia di prevalere e di mettere soprattutto fisicità in mezzo al campo deve essere costante, perché poi quando l'abbiamo fatto siamo stati avanti. E siamo stati avanti per tre quarti su quattro. E probabilmente questo ci deve dare un input e un segnale importante. E essere avanti per tre quarti su quattro contro la seconda in classifica, una squadra che fa della solidità e della compattezza e del talento chiaramente dei giocatori la propria forza, ripeto, essere avanti tre quarti su quattro e giocarsi la partita, perché il terzo quarto spendiamo solo un fallo, non mettiamo il corpo in nessuna situazione e perdiamo la battaglia di rimbalzo. In questo modo qua ci deve far avere una rabbia dentro e una voglia di dimostrare che noi possiamo fare di più e che dobbiamo farlo da martedì, pronti per una partita molto molto importante che avremo domenica a Piacenza. Domande per Damiano? Cioè, ha detto tutto, cioè 16 punti secondo opportunità, poi no, si riallaccia al discorso dei rimbalzi d'attacco. È quello, ma è anche il ritmo della partita. Se una squadra controlla i rimbalzi, controlla il ritmo della partita. E negli attimi in cui siamo riusciti a produrre più possessi per noi tramite palle recuperate, avevamo noi il ritmo della partita. Ma poi questo veniva compensato dalla poca presenza a rimbalzo e chiaramente al di là delle scelte difensive, che Monteranaro è stato molto bravo a punire, ma credo che non sia secondo in classifica per sbaglio o per fortuna, non credo né agli errori né credo ai meriti, e loro sono secondi perché se lo sono meritati, perché sono, ripeto, una squadra molto solida, molto compatta. Proprio per questo non ci possiamo giocare la partita punto a punto prendendo 15 rimbalzi in meno o spendendo un fallo in un quarto. Corbett dei margini per i primi due quarti è stata la scelta di Monteranaro o un merito nostro? Ma io non credo che Monteranaro abbia fatto la scelta di far fare Corbett uno su otto i primi due quarti, adesso credo che, però Corbett è stato bravissimo a fare tante altre cose importanti per la squadra, perché se vediamo il tabellino alla fine ha preso 7 rimbalzi di cui 3 offensivi, ha subito 4 falli e comunque sia stato sempre un pericolo al di là della sua produzione offensiva. Poi chiaramente noi conosciamo Corbett come realizzatore, ma non è stato realizzatore stasera. Lui, come tutti i giocatori forti, il fratello è stato bravo a fare quello che serviva alla squadra. Era la serata che il tiro non entrava, ha fatto il resto, ha giocato per i compagni e ha fatto tante piccole cose utili per la vittoria della propria squadra. Cose migliori le abbiamo fatte quando hai messo la trazione anteriore, no? Mascolo, Dillard e Jones, sei d'accordo? Beh sì, chiaramente è quello che ha detto il campo stasera, quindi sono d'accordo. Anche lì potevamo fare un po' meglio, secondo me, nella gestione di alcuni possessi. Ci siamo fatti un po' prendere in alcune situazioni dalla frenesia, non ci può stare, però chiaramente sì, sono d'accordo. Ok, invece... L'altro ha detto Giancarlo, Baldasso non riesce ancora, no, ad entrare, forse non è nei meccanismi, adesso anche
al di là di condizione credo che dia scusa a lui. No, non ci vuoi mettere in condizione secondo te, oppure c'è stato un problema di gioco collettivo che lui non riesce un attimo a esaltarsi? Io credo sempre che ci siano le responsabilità, siano le mie, quando un giocatore non riesce ad esprimere il massimo del proprio potenziale, quindi la responsabilità è la mia, così come la responsabilità è la mia del fatto che abbiamo fatto un fallo al terzo quarto, che abbiamo preso meno ribassi, non è che la responsabilità è di qualcun altro, la responsabilità è assolutamente la mia, nel metterlo nelle migliori condizioni possibili, nel dargli fiducia e tranquillità e nel supportarlo ancora di più nel lavoro settimanale. Lo sai che assolutamente ed esclusivamente a me. Un'altra domanda invece sui nomi che si sono fatti ieri, soprattutto dopo ieri, dei possibili innesti, Coviello, si è detto. Allora, sappiamo che le chiacchiere, io ne parlo poco di chiacchiere, insomma, quindi le chiacchiere le valutiamo come tali quando, se e quando la società deciderà o non deciderà di fare qualcosa, ci saranno comunicazioni, insomma, io credo che dobbiamo e possiamo fare meglio con i giocatori che abbiamo, perché ogni domenica lo dimostriamo e lo dimostriamo, c'è successo di dimostrarlo anche quando abbiamo preso delle imbarcate, perché comunque sia per alcuni tratti riusciamo a produrre quello che vogliamo provare a fare, quindi credo che dobbiamo concentrarci sul fare meglio e farlo da subito, non domani o dopodomani, ma oggi. Ok, Pedro, grazie a tutti, grazie. Grazie a me.